a non essere timidi o restii nel chiedere. La preghiera è un segno di umiltà, perché chi chiede sa di non essere capace di risolvere i problemi soltanto con le sue forze. Abbiamo a disposizione un aiuto formidabile a cui basta accedere con fede: l'aiuto incondizionato di Dio. Il Signore ci dà sempre ciò che chiediamo se è per il nostro vero bene. Se non riceviamo ciò che chiediamo, significa che quello che chiediamo non giova per il nostro bene integrale. Il Padre Celeste è sempre pronto ad ascoltare le nostre richieste. L'unica condizione che ci pone è di chiederglielo con cuore puro, senza egoismi, senza la presunzione di sapere tutto, senza l'orgoglio che ci chiude davanti ai bisogni degli altri. Per illustrare questa richiesta, Gesù ci offre l'esempio del Padre che offre al Figlio ciò di cui ha bisogno. Anche noi siamo figli di Dio e per il solo fatto di esserlo, il Padre ci esaudisce anche quando non siamo all'altezza della sua chiamata alla santità. Impegniamoci oggi a vivere nella preghiera fiduciosa del Figlio verso il suo Padre. Chiediamo per noi e per gli altri ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno in questo momento della nostra vita. Intercediamo per gli altri nella nostra preghiera. Com'è la tua preghiera? Perché preghi o non preghi? Quanto grande è la tua fiducia nella bontà del Padre Celeste? La mantieni anche quando non ricevi ciò che chiedi? Preghi anche per gli altri.